Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultime notizie sul coronavirus, sia dall'Italia che dal mondo. Intanto in Italia gli ultimi dati parlano di 135.586 persone che hanno contratto il virus SARS-CoV-2 e 17.127 sono le persone decedute. Nel mondo oltre 80.000 i morti e quasi 1,4 milioni i casi di contagio. Trump: potrei sospendere i finanziamenti all'Organismo Mondiale della Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi gli Stati Uniti si apprestano a sospendere l'invio di denaro diretti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha detto Donald Trump, che nelle ultime ore aveva criticato l'OMS per essere troppo filo cinese e accusandola per questo di aver sbagliato nel dare in ritardo l'allarme sulla pandemia. Più tardi il presidente degli Stati Uniti, incalzato dai giornalisti, ha parzialmente corretto, dice: no, non ho detto questo, ho detto che potrei sospendere i fondi, hanno lavorato male. Intanto nella Ferrari si dimette da presidente ERC. Mauro Ferrari, presidente del Consiglio Europeo per la Ricerca ERC, ha presentato le sue dimissioni al presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, lo scrive il Financial Times Online. Sono stato estremamente deluso dalla risposta europea all'emergenza coronavirus, ha dichiarato Ferrari al Financial Times, e non solo lui, diciamo. Trump dice: settimana dura, ma segnali di speranza. Il presidente Donald Trump vede segnali di speranza nonostante la settimana molto molto dolorosa per gli Stati Uniti. Durante la conferenza con la task force sul Covid-19, Trump in particolare ha sottolineato la difficile situazione di New York e del New Jersey, dove però i casi potrebbero presto iniziare a scendere. Batteremo il virus, ha assicurato il Tycoon, la nostra strategia sta funzionando. Intanto il lavoro verso una risposta economica ambiziosa al coronavirus è ben avviato, ma non ci siamo ancora. Lo fa sapere il portavoce dell'Eurogruppo su Twitter, annunciando che la conferenza stampa è spostata a domattina alle 10. Intanto Jack Dorsey, amministratore delegato di Twitter, dona $1 miliardo. Quindi l'amministratore delegato di Twitter dona $1 miliardo per la lotta al coronavirus. Dorsey ha annunciato il trasferimento del $1 miliardo delle sue azioni di Square, il 28% della sua ricchezza, a Start Small, che finanzierà attività di contrasto alla pandemia. Una donazione assolutamente storica, stiamo parlando di $1 miliardo. Intanto Johns Hopkins: oltre 80.000 morti nel mondo. I dati parlano di 80.759 vittime a livello mondiale. Il paese più colpito resta l'Italia con 17.127 vittime, seguito da Spagna con 13.897. Sono invece 1.407.000 le persone che hanno contratto il Covid-19 nel mondo. Il maggior numero di contagi, 386.800, si trova negli Stati Uniti. Intanto, come dicevamo, negli Stati Uniti i morti superano le 12.000 unità, 1.000 vittime in poche ore. Negli Stati Uniti il bilancio delle vittime sale a oltre 12.000, 1.000 nel giro di poche ore. L'ultimo bilancio parla di 1.939 morti nell'arco di 24 ore. Solo in mattinata si segnalava che i decessi avevano superato quota 11.000, i casi di contagio superano quasi a ridosso dei 400.000. Conte sente von der Leyen: no a intese al ribasso. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito nel pomeriggio la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende, ha ribadito la necessità di una risposta europea coraggiosa a partire dagli eurobond. L'Italia non accetta compromessi al ribasso, avrebbe detto il premier italiano. Intanto il ministro della Salute Speranza dice: tasso di contagio sotto l'1, grande risultato. I nostri scienziati dicono che il tasso di contagio sia molto probabilmente leggermente sotto l'1. È un risultato straordinario se si pensa che poche settimane fa eravamo oltre il 3, il 4. C'era una moltiplicazione di tipo esponenziale, la curva cresceva in maniera drammatica, lo ha detto il ministro della Salute
Roberto Speranza a Di Martedì sulla 7. Oggi ha aggiunto, ovvero l'RO sotto l'1 ci consegna una novità, cioè che finalmente possiamo iniziare a programmare il futuro, ma con i piedi per terra. La sfida non è vinta e basta poco per rovinare il lavoro fatto finora. Nella fase 2 dovremmo convivere con il virus che non scomparirà. Dovremmo organizzare la nostra vita sociale che ci consenta di uscire un po' alla volta dalla chiusura. Serviranno tempo e gradualità. Intanto la Polonia conferma voto a maggio, ma sarà per posta. Intanto Fontana dice: Mattarella ci ha detto di continuare così, il capo dello Stato ci ha invitato a continuare su questa strada, ci ha ringraziato per il lavoro, si è complimentato per quello che facciamo e io a mia volta l'ho ringraziato perché la sua presenza in questa crisi è stata costante. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a Stasera Italia su Rete 4, parlando del colloquio telefonico avuto ieri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Slitta la ripresa dell'Eurogruppo, restano le distanze. La riunione dell'Eurogruppo, che dopo un primo giro di tavolo era stata sospesa per un'ora, riprenderà poi in tarda serata. I ministri dell'economia sono divisi su due punti: il ricorso alle linee di credito del MES, anche se con condizionalità light, è un fondo per emettere dei bond che dovrebbe finanziare la ripresa attraverso la mutualizzazione del debito. Sul tavolo dell'Eurogruppo ci sono anche una serie di proposte su cui si registra un maggior consenso, come il piano da 200 miliardi della BEI per garantire liquidità alle imprese e lo strumento SURE da 100 miliardi per aiutare gli stati membri a finanziare meccanismi come la cassa integrazione. La riunione si annuncia lunga. Il ministro maltese delle finanze, Edward Schulna, ha scritto su Twitter che la maratona negoziale potrebbe durare fino a domani. Intanto in Formula 1 rinviato anche il Gran Premio del Canada. Intanto fase 2 in due step si parte con le aziende, quindi il primo step piccole aperture per le attività produttive, mentre il secondo interesserebbe una rimodulazione delle misure per spostamenti e uscite. Sarebbe questo l'orientamento emerso nel corso del vertice tra il Premier Conte e i tecnici in vista della scadenza del decreto legge. In ogni caso non sarebbero ancora state ipotizzate date e la linea ribadita sarebbe quella della gradualità e prudenza nelle riaperture. Toti dice: per Pasqua stop arrivi da fuori regione. In vista della Pasqua in Liguria ci sarà un dispiegamento straordinario delle forze dell'ordine per bloccare gli arrivi da extra regione di chi consideratamente volesse aprire la sua seconda casa. È una cosa vietata per legge e gravemente sanzionata, lo ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sull'emergenza dopo un vertice con i prefetti e i sindaci dei comuni capoluoghi della Liguria. In Francia superata quota 10.000 vittime. E passando al basket, la Federazione Italiana dichiara conclusa la Serie A2. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità dice: massima cautela sulle riaperture. Qualsiasi raccomandazione arriverà dal Comitato Tecnico Scientifico e quale che sia la decisione del governo, l'auspicio è che questa sia improntata alla massima cautela. Lo ha ribadito il direttore delle malattie infettive dell'ISS, Giovanni Rezza, rispondendo ad una domanda sulla fase 2. Quando al vertice in videoconferenza con il Premier Conte e il Comitato Tecnico Scientifico, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha parlato di riunione interlocutoria. Ci sono in corso valutazioni. Spetterà all'autorità politica e al Consiglio dei Ministri prendere le decisioni. Intanto lo Stato di New York supera l'Italia per i casi. Lo Stato di New York, con i suoi 138.836 casi, supera l'Italia, che ha un numero di contagi complessivo di 135.586. Complessivamente gli Stati Uniti si aggirano intorno ai 400.000 casi e oltre 12.000 decessi.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube, che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.